Ciao a tutti, benvenuti a Voce Nostri Rivali. Ho il piacere di ritrovare con me oggi Davos Grigiorosso. Ciao Davide. Ciao Monta, ciao a tutti, è un piacere essere qua ancora con te a parlare, a discutere ancora della partita tra le nostre squadre, Cremonese e Atalanta. E Davide, per chi non ti ha visto all'andato, per chi non ti conosce, presentati, dici un po' chi sei e mi raccomando, andate a seguire Davide che è vicino ai 1000 iscritti, quindi è molto importante che voi andate a iscrivervi. Lascerò il link in descrizione. Vai. Ti ringrazio Monta. Niente, mi chiamo Davide, alias Davos Grigiorosso, diciamo così. Niente, ho iniziato a fare lo youtuber appunto della Cremonese a partire dalla stagione scorsa, dall'approdo in prima, diciamo, dall'approdo in Serie A, già dall'anno scorso in Serie B. E niente, è una cosa che mi piace molto, mi sto molto divertendo, mi dà la possibilità di conoscere anche tanta gente e diciamo che è un bel. Oltre che passatempo, anche un bel lavoro adesso sta diventando. Benissimo, benissimo, dai, che ci sei vicino ai 1000, la prossima ne avrai più di me. Speriamo di no, però ci sono mai. Allora, Davide, cosa mi dici di questa Cremonese fino adesso? Perché ci eravamo lasciati senza vittorie e ci troviamo che almeno una l'hai fatta, insomma. Purtroppo siamo qua a parlare di una Cremonese in enorme difficoltà. Infatti, come detto nel mio video, nel mio ultimo video, è stato intervistato Arvedi. Arvedi è uno che parla molto poco, ma quando parla, diciamo che ci va giù abbastanza pesante. Ha ammesso, non con queste parole, ma praticamente l'ha ammesso con altre parole, che la Cremonese non era pronta a salire in Serie A. Ha ammesso questo, sì, ha ammesso questo, non era pronta sia tecnicamente, visto che l'anno scorso appunto avevamo tantissimi giocatori giovani, bravi ma in prestito, se fossero stati di proprietà era un altro discorso, ma erano tanti, quasi tutti in prestito. Tecnicamente e anche strutturalmente, con un organigramma non all'altezza, uno stadio non all'altezza, quest'ultimo è stato rimesso a posto in tempi record, è tutto ok, però a sistemare lo stadio, sistemare l'organigramma e a rifare l'intera rosa, insomma, non era da tutti, diciamo. Ci ha provato, Arvedi ha speso, ha investito 30 milioni, ma male. Lo ha detto anche lui, ha ammesso quest'altro errore. Capisco, e quindi beh, già avere un presidente che ammette i propri errori è tanta roba perché non sono abituato. Esatto, no, hai ragione. E infatti non è da tutti. Lui è un presidente di 85 anni che ha ammesso anche un'altra cosa, che lui di calcio non se ne intende per niente di calcio. E si è affidato purtroppo a delle persone sbagliate, c'è da dire questo. Gli sono state consigliate determinate persone e queste persone non si sono rivelate all'altezza. E nonostante ciò ha detto l'anno prossimo, ovviamente non siamo contenti di questa stagione, l'anno prossimo ripartiremo, riprenderemo il nostro cammino. Quindi, dalle sue parole mi sembra solo un'annata storta e spero per tutta la tifoseria che sia così perché se lo merita. Arvedi voleva portarci prima in Serie B e poi in Serie A, ce l'ha fatta sia per la B sia per la A, però non voleva che fosse in questo modo. Dopo, sai, normalmente quando sono poche le squadre che fanno, a parte l'Empoli che sembra abituata e abbonata, però che riescono a scendere e risalire. Non voglio portare sfiga perché a me la Cremonese sta simpatica, lo ripeto dopo il video dell'andata che vi invito ad andare a vedere, lascerò qua su da qualche parte e così lo andate a rivedere, che tra l'altro era gemellata con Ravenna, quindi ben, chi segue il canale sa che io seguivo bene tanto anche Ravenna e mi è sempre stata simpatica, però ecco, ti porto un esempio, ripeto, facciamo tutti gli scongiuri del mondo, non sto portando sfiga, però guarda il Venezia per dirti, Venezia e Spal che sono andate giù e cioè, delirio, no, La quello. B è un inferno. La B è un inferno. Abbiamo visto anche il Cagliari che all'inizio dell'anno stava andando bene, adesso si sta riprendendo. Il Benevento, Io che la B, esatto, cioè, bravo, vedi, ecco l'altro è Benevento. ma scusa, ma il Brescia, ragazzi, il Brescia che è ultimo, non me l'aspettavo assolutamente. Non che mi dispiace, Quindi ma è andata così.
La B è veramente un labirinto, è un casino, insomma. Sì, no, è vero, io ne porto anche video di Serie B perché proprio mi piace, perché è una 2, ragazzi, non è che lo diciamo perché Assolutamente. è E ogni anno davvero. che passa, si arricchisce di squadre di blasone. Abbiamo Esatto. visto su Palermo. L'anno prossimo ci sarà anche Catanzaro, che non è da sottovalutare, una piazza caldissima, e se ne vedremo delle belle. E quindi cosa ti aspetti da qui a fine stagione? Ti sei rassegnato Vabbè, o allora, speri ancora in un miracolo calcistico? Io te la dico. i miracoli sono difficili. È già successo l'anno scorso con la Salernitana. La Salernitana aveva giocatori, a gennaio investito tantissimo, aveva giocatori già pronti. Fazio, ha preso anche quell'Ederson lì che adesso è venuto da voi, che magari sta deludendo un po' le aspettative, però l'anno scorso ha fatto un campionato della Madonna. Vero, Invece noi ci siamo addirittura indeboliti. E questo è anche segno di rassegnazione da parte della società. vero. Quindi Noi tifosi vogliamo solo impegno da parte della squadra, ovviamente due o tre vittorie e da arrivare a meno 20 punti. Perché se mi ricordo bene, il record negativo di un campionato di Serie A 20 squadre con 3 punti a partita è del Pescara del 2015-2016, mi sembra, che finì a 18 punti con una vittoria a tavolino, tra l'altro. Quindi dovevano essere 15, ma con la vittoria a tavolino, se non mi sbaglio, i punti sono 18, quindi arrivare a meno 20 punti e salvare la stagione. E vabbè, siamo ovviamente contenti della Coppa Italia perché siamo lì, in Sì, è vero. semifinale. Cosa ti devo dire? Spero che vada in finale, arrivare in finale, poi in gara secca, Sì, ah, tutto può succedere, per quello carità. che succede, succede. Un'Europa League e una Serie B, ecco, a questo punto ci farei la firma, Beh, ovviamente. oh, ci sono vecchi ricordi, Bergamo ne sa qualcosa, Coppa delle Coppe, Serie B, quindi. E andò anche molto bene che Coppa delle Coppe, dai, poi che Ma sai fu. che è bello farmi una bella trasferta in Lettonia? Ah, ci vado, eh. Ci vado, ci vado. Che poi in Europa League più o meno c'hai anche le trasferte più, ma è in Conference che hai veramente quelle squadre, Sì, anche è vero. in Antartide, Vero, stavo per dire, no, però ce l'hai veramente dei posti. vero. Vero, vero. Esotici, come si dice, no? Come si dice a FIFA, il calciatore esotico, esatto. Cioè, Sì, una squadra esotica di FIFA. cioè quelle trasferte. E vabbè, quindi tu comunque speri che comunque la squadra. Lo so che è brutto dirlo, ma dai, mi hai fatto capire che posso dirtela. La squadra per la Serie B quest'anno si è impostata per tornare subito su. Insomma, dalle parole del presidente si è capito qualcosa del genere. Allora, sì, perché l'attacco è tutto di proprietà, al contrario degli altri anni. Il centrocampo, sì, allora diciamo che l'anno scorso c'erano su 25 giocatori, 12-13 in prestito, quest'anno ce ne sono, ecco, circa la metà. Quest'anno è stato fatto più un investimento sulla rosa, con giocatori di proprietà, ovviamente. Cernicola era in prestito, adesso è definitivo. L'attacco, lo ripeto, è tutto nostro. È già la base c'è, insomma, la base c'è, ecco. Quindi secondo te Per fare un buon campionato di B. qualcuno resterebbe anche volentieri, dici? Ti pare di capire che. Perché sai, non è sempre semplice. Certo, deve esserci la via al 100%, perché è anche un ingaggio importante. La Cremonese in Serie B non può permettersi di pagare 900.000 euro un giocatore. È stato pagato anche 6 milioni e mezzo più bonus. Spero resto cree, perché a me piace, è uno che davanti comunque ti crea occasioni, ti salta l'uomo, corre. Lui potrebbe restare, spero resti. Dopo lì è anche carne secchi, credo proprio che rientri a casa base No, e dopo da lì non lo so, sinceramente. Parlo un po' anche di Atalanta perché altrimenti smetto di guardare il video. Perché non lo so, dipende un po' da se resta Gasp, perché carne secchi e Gasperini non vanno d'accordo, è palese, non è che diciamo cose. certo, Quindi sì. se Gasperini va via e l'Atalanta volesse tenerlo, dopo lì bisogna valutare cosa succede con Musso. Io dubito, dubito
fortemente che l'Atalanta dia via Musso, anche perché deve arrivare un'offerta che ad oggi non credo arriverebbe, perché l'hai pagato comunque 20 Avrete milioni. pagato voi 20, sì, Se invece arrivasse, magari anche solo di 15, e va via Gasper, quello che viene ti dice voglio tenermi carne secchi, secondo me la società uno sforzo per tenerlo lo fa, anche perché ce l'ha in casa. certo, Però ecco, infatti. non lo so, perché ha tantissimo mercato e non lo so. A me piacerebbe vederlo a Bergamo, sono sincero, nonostante io sono uno che Musso lo difende sempre. Però, perché Lo so, molte volte, vedo dai video. se scoppiate polemiche, ma molte volte, ripeto, le colpe non sono di Musso, ma sono anche della difesa, che è il primo reparto che io svecchierei, lo dico spesso e volentieri, poi con tutto il bene che si vuole a tutti quelli di questi anni, a tutti, sono indifferenti. E invece cosa ti aspetti la partita di sabato? A questo punto mi tocca chiedertelo. Mi aspetto una, Peccato. sicuramente dei punti, almeno un punto. Beh, Anche per il già fatto che l'andata in l'avete questi giorni fatta. abbiamo. Eh sì, in questi giorni c'è stata appunto la festa per i 120 anni della Cremonese, che ha visto coinvolto, anzi, ha visto coinvolti tutti i giocatori. Uno per Marin sul palco, uno presente nel tour, e vorrei che questa cosa abbia dato un po' di attaccamento, capito? Un po' di voglia per far sì che questa partita, insomma, vada bene, anche perché in questi 4 giorni di tour che è gratuito, che la società ha messo a disposizione, sono passate di lì quasi 7.000 persone e i giocatori penso che vogliano ricambiare, ecco, Speriamo di no con e una buona prestazione e con dei punti. speriamo che iniziate a fare la settimana prossima, perché noi siamo troppo generosi con le piccole quest'anno e sarebbe ora di invertire magari. E non ho nulla contro di te, lo sai benissimo, anzi sei uno dei pochi No, youtuber certo. che seguo anch'io, quindi dico anche Ah, questa ok. cosa. E sperando che sbagli, quindi il tuo pronostico è un X almeno. Un bel X, un bel 2-2, dai. Ah, un X con gol, ok. Sì. Io spero di spugnare. Ovviamente, aspetta, aspetta, aspetta. Ovviamente spero nell'1, eh. Ovviamente io tifoso della Cremonese spero nell'1, però essendo realisticamente parlando, insomma, visto la difficoltà della squadra, anche perché avremo fuori Okereke, avremo fuori Kirikes, avremo fuori un po' di gente, insomma, è durissima, ecco. Mettiamola così. Speriamo. Speriamo che sia durissima e speriamo che ti sbagli. Io spero in un 2, perché obiettivamente abbiamo bisogno di cioè, se non iniziamo a farli con voi, abbiamo un mese terribile noi, questo qui, perché No, ma certo. Torino, Fiorentina, Bologna. Poi sicuramente mi dimentico qualcosa, non tutte, però in 40 giorni, Torino, Fiorentina, Bologna e la Juve a maggio, la prima settimana di maggio, quindi Tutte squadre rognose, la Fiorentina in forma, il Bologna rognosa, il Torino anche, una squadra un soprattutto po' sono così, il tutte e tre Torino. attaccate più o meno a noi, quindi capisci che Sì, e poi si decide quasi tutto questo mese C'è la Juve, vai, la Juve è la Juve, qui. è una La Juve bigger, poi gli quindi. ridanno i 15 punti, quindi è un altro discorso. Non guardo la Oh, Juve a livello di. vediamo. Però ecco sì, diciamo che è il mese più importante per l'Atalanta, cioè per la Fiorentina, per l'Atalanta, Ah, speriamo, sì. Beh, speriamo, dai. ma anche noi abbiamo Atalanta, abbiamo Coppa Italia, abbiamo un bel mesetto decisivo, ecco, Quando è ovviamente. l'andata della Coppa Italia, il giorno, che non me lo ricordo. Il 4? Mi sembra, sì, 4. 4 Mi aprile? sembra 4. Subito a bomba così. Oh, no, scusami, mi sembra 5. Ah, vabbè, comunque era la prima settimana, tra 5 giorni, 6 giorni, Sì. così. Tra l'altro ho preso anche il biglietto l'altro giorno, non mi ricordo esattamente. È Sì, meglio va bene. che ci guardi. E tra l'altro, oltre appunto all'anniversario del compleanno dei 120 anni della Cremonese, c'era anche il ricordo, l'anniversario del famoso torneo anglo-italiano che ahimè non si fa più, perché io, amante del calcio, soprattutto le squadrette piccole inglesi, è stata una bella cosa, perché io ero un po' più vecchio di te, ero ragazzino, Sì. però me ne ero praticamente Beh, dimenticato, di quel bel torneo lì, che peccato. insomma, per noi è vero che non esiste più questo trofeo, però è un riconoscimento enorme. Battere Wembley 3-1 Derby County, insomma,
Sì, Sono gioie, sono cose bellissime. perché poi dopo ho visto che Simoni ha fatto l'11, eccetera, eccetera, l'hanno intervistato. È Sì. stata una cosa carina, molto carina. Davos, io come ultima domanda ti faccio la domanda dove ti innemichi qualcuno. No, dai, sto scherzando. Chi secondo te va giù oltre a sto punto? Ti tiro alla Cremonese perché ti dai già per spacciato. Io la speranza è sempre l'ultima a morire, secondo me. Però ecco, sì, obiettivamente. Lo so, però abbiamo. Capisco, però abbiamo 11 punti da recuperare sullo Spezia e le partite non sono, insomma, così tante, capito? Quindi dovremmo fare in queste 10 partite 4 vittorie e lo Spezia dovrebbe, cioè, rallentare tantissimo. E ovviamente io spero nella salvezza della Cremonese, però a questo punto ti dico, in questo momento vedo la Cremonese, la Sampdoria per ovvi motivi, anche societari, soprattutto societari, Sì, purtroppo. e tra Spezia e Verona una bella lotta, io ti dico Spezia, perché il Verona lo vedo un pelino più in ripresa e lo Spezia ha avuto ancora recentemente degli infortuni con Zola, che è il suo giocatore principale, Sì. importante, Holm ancora. Va bene che ha vinto con l'Inter, ok, però nel complesso ultimamente vedo un po' meglio il Verona, E ecco. le altre? Quindi Empoli, Lecce che sono in caduta libera. La Salernitana no, la Salernitana è ripresa. Beh, Fai i suoi punticini, lei si salva tranquillamente. Oh, qua Lecce in prendo. caduta libera, sì, però ancora dai un pochino di margine. Io penso che non se lo bruci, insomma. Empoli, Salernitana, no, non le vedo. Al momento è indicata nella No. zona Io retrocessione. invece ti dirò che Empoli e Lecce stanno veramente facendo male male e secondo me se voi e lo Spezia vi svegliate, e il Verona soprattutto, perché direi che è quella che più... Io un po' alle spalle me le guarderei, adesso io non ho il calendario sotto la mano, quindi bisognerebbe guardare un po' come vanno le altre partite, però che calendario hanno tutte e tre, perché adesso non ce l'ho, ahimè, è la cosa che guardi sempre le ultime 5 giornate, 4 giornate, Certo, vedere chi si incontra. certo. C'è da dire che noi della Cremonese abbiamo ancora Samp, Spezia, Verona, Ah, tutte ce l'abbiamo. allora vedi che non è Quindi, così. Io oh, magari. vi chiedo scusa del maglione natalizio, ragazzi, ma era tutto a lavare, quindi fate finta che sia Ma va, è Natale oggi. Poi bellissimo il maglione natalizio, va, è bellissimo. fa pandan con Giappone, quindi è tutto uguale. Davide, io ti ringrazio, spero che sbagli il pronostico. Io spero in un bell'uno invece, veramente, spero in un bell'uno. E poi spero che No, dai. ci rivediamo comunque, anche se doveste Eh sì, malauguratamente infatti, andare giù, lo so. perché Lo so. comunque, ripeto, la Serie B Spero io la anch'io di porto e quindi rincontrarci. magari faccio una live sulla Serie B e ti butto dentro a te, Ci staltrando. sono, ci sono. Va bene, o se no ci vediamo per un Dai. video per festeggiare la salvezza del Cremonese, perché non potremmo magari Speriamo, guarda, ma speriamo, ti festeggiare offro anche da bere. virtualmente così. Veramente ti ringrazio, andate a seguire Davide, vi lascerò il link in descrizione e che vinca il migliore, sperando che non siate voi. E buona fortuna per la Grazie. Coppa Italia, perché Coppa Italia ti assicuro che sono già da Napoli a Roma ero tifoso, eh? E avevate un tifoso in più, ho Grazie. esultato. Speriamo. No, magari la Coppa Italia può avere quello stimolo in più, capito? Dici, in campionato magari si è messo già Sì. un po' male, Coppa Italia sono lì, c'è magari col stimolo in più che ti porta a fare, non dico il miracolo, ma quasi. No, dai, Davide, grazie a te, speriamo sia una bella partita sabato sì, te e che vinca il migliore, dai. la chiudo con un'ultima domanda. Scusami, che me l'ero dimenticata. Questa me l'ero anche segnata. Non me ne segno mai. Sì? Secondo te, Ballardini può rimanere in Serie Questo è un altro punto interrogativo, lui al contratto anche per l'anno prossimo. Lui ha detto che vorrebbe rimanere, però, come per Dessers, ha un ingaggio ancora superiore a lui e quindi bisogna valutare veramente tante cose. La B? sua volontà ci sarebbe comunque. Ah, ecco, questo ti ringrazio perché non lo E sapevo. io lo terrei perché a me piace come Adesso quando lo incontro a Ravenna, che non è poi molto socievole normalmente, però se lo incontro a Ravenna glielo dico, lei. rimani a Cremona, che tanto a Ravenna lo incontro spesso perché è di Ravenna, quindi ci si incontra spesso. Va bene, io ti ringrazio e...
per te ancora, veramente. Buon tutto, buona fortuna. E poi magari Alla possiamo fare prossima. anche un contenuto sulla finale di Coppa Italia. Se arrivati in finale di Coppa Italia, qualcosa troviamo da fare. Secondo me lo Va, troviamo. volentieri. Ciao Va Davide, bene. grazie Ciao, della ciao, ciao, ciao a tutti. Grazie, pazienza. grazie. Ciao, ciao. Mi raccomando, Ciao. iscrivetevi al canale mio e suo. Condividete, lasciate un like, commentate che rispondo volentieri a tutti, sia io che Davide. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, ciao. Grazie.